E buonasera a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochierina in questa nuovissima serie su House of Ashes. Ok, so perfettamente che tutto ciò è totalmente inaspettato per voi, non vi avevo anticipato niente, non vi avevo annunciato la cosa, questa cosa sta letteralmente cadendo dal cielo, però mi sono detta, ragazzi, perché non portare questo gioco sul canale, anche perché a maggior ragione, tra l'altro, ho portato i primi due episodi di The Dark Pictures Anthology sul canale e quindi mi sembrava ovviamente il caso, più che il caso, di portare anche questo terzo episodio qui su YouTube. Avevo iniziato la raccolta fondi sul sito Viola per poter acquistare questo gioco. Io ringrazio ancora Alessandra per il contributo, anche grazie a lei, appunto, se oggi iniziamo questa serie e avrei dovuto portarla effettivamente sul sito Viola, ma mi sono detta, ragazzi, che se devo riprendere le cose con YouTube, le voglio riprendere fatte bene, come si deve, e quale giorno migliore per ritornare qua sul tubo se non Halloween e incominciare una nuova serie horror. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, la serie su Resident Evil 8, sinceramente non mi piace più l'idea di portare un qualcosa di praticamente ricaricato, quindi qualcosa proveniente da un altro sito, che ho portato su un altro sito. Sinceramente l'idea non mi piace, per cui al massimo, se vorrete, ragazzi, potrei più avanti, una volta magari finito questo gioco qui o non lo so, rigiocarlo proprio da zero per farlo come si deve per YouTube. Questo poi ovviamente, ragazzi, lo decideremo più avanti. Per cui allora, eccoci qua. Su appunto House of Ashes, ragazzi, sinceramente il trailer che vidi mi lasciò un pochettino perplessa e non so quanto questo tipo di storia possa entusiasmarmi più di quella che abbiamo giocato giocando a Little Hope, ok? Little Hope, ragazzi, non so se vi ricordate, l'avevamo considerato un pochettino migliore rispetto a Man of Medan, perché Man of Medan ci aveva lasciato un pochettino con l'amaro in bocca, soprattutto, ragazzi, dopo l'esperienza vissuta con Until Dawn, quindi ci siamo catapultati su Man of Medan, quindi dai creatori di Until Dawn, e ce la siamo presa dritta under cool, praticamente. Quindi vediamo cosa ci riserva questo nuovo capitolo. Vi ricordo, ragazzi, che il supporto con i like è assolutamente fondamentale per la serie, per cui per questo primissimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere i 100 like. So che ce la possiamo fare, per cui non perdiamo più tempo. Come al solito mi perdo in chiacchiere, ci voleva una piccola introduzione per forza di cose, ragazzi, a questa nuova serie. Quindi, allora, io spero non ci saranno problemi tecnici tipo di lag o robe del genere, anche perché io ho avviato il gioco prima di iniziare a registrare, quindi spero che durante la registrazione, ragazzi, sapete che a volte magari causa sovraccarichi, cazzi e mazzi vari, a volte si presentano dei lag. Io spero sinceramente di no, per cui andiamo ad iniziare il gioco da soli, ovviamente, per fattacci nostri, e dobbiamo chiaramente selezionare una nuova storia. E quindi andiamo ad iniziare. Allora, qui ci fa scegliere la difficoltà, signore e signori. La morte è certa, un'autentica sfida, la sopravvivenza è possibile. Allora, ragazzi, sapete che di solito, quando gioco per una serie qua sul tubo, preferisco le difficoltà più semplici, comunque per poterci godere appieno la storia senza troppa, appunto, senza troppa difficoltà, guarda caso, per cui direi che sceglierò agevole. Selezioniamo lo slot e via, si va! Quindi per giocare col controller e premiamo A. Sto giocando col controller. Poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Oh sì, ogni scelta ha una conseguenza. Ok, pure questo non ce lo dimentichiamo. Chiaramente, alcune decisioni salvano la vita, altre conducono alla morte. Bello, mi piace. Scegli attentamente. lo faremo. Cerchiamo di tenerlo a mente, signori, che appunto questo è un gioco a scelte. Ok, ovviamente a volte ci metteranno di fronte a scelte da fare rapidamente, quindi lì un po' più l'istinto. Speriamo che l'istinto
Ah, stavolta mi guidi bene. Oh, what the fuck? Akkad? Come si legge? 2231 avanti Cristo? Cominciamo bene. Non voglio morire! Silenzio! Il tuo parlare è inutile qui. Il nostro re pretende un tributo di sangue. E beh. Il tuo sacrificio infrangerà la Ma maledizione. che infrangerà? Perdono, signore. Il re richiede la vostra presenza. Gli dei ti arridono, per ora. Riportalo in cella, me ne occupo dopo. Ok, quindi per ora si è salvato le chiappozze. Sei fortunato, Guteo. Fortuna? No. Non ce n'è per questi cani. Ma perché sacrificare Generale, anche me? C'erano già dovremmo andare tipo via da qui. cinque teste. Chiederei. La sua follia minaccia di ingoiare anche noi. Questo tempio è maledetto. Morirei in questa dimora nefasta, piuttosto che cedere a morbo e carestia. Agli ordini, capitano. Ottimo. Se parla di maledizioni, sacrifici umani, Il what? dio Luna ti ha inviata a distruggere il mio regno. Perdon? Io lo so, ragazza. Io vedo ogni cosa. Guardati intorno. Questa sala non basta a ripagare i miei errori? Ma che boio? E gli dei non si beano della sua gloria? Ma di che sta parlando? Arrivano i Gutei, generale. Il dio Luna ha inviato un esercito contro di noi. Raduno immediatamente le truppe. Bene, dai sotterranei. Abbiamo centinaia di prigionieri, mio re. Per i sacrifici serve tempo. Il tempo ormai ci sfugge tra le dita. Quello sempre sfugge. Fa nulla. Nutriremo le sabbie con il sangue di quei soldati. Il sacrificio verrà compiuto. Ma sacrificate te, no? Cominciando con lei. E te pareva. Ma io ero qui, sono qui, capitata qui per caso, insomma. Dimmi, generale. Per caso ti ricorda qualcuno? Chi? Mio re? Tu Non suore. cogli una lieve somiglianza con tua figlia? Perdon? Quanti anni avrebbe adesso? 18. 18. Questo morbo è stato una sciagura. Uccidila. Ma scusa, ma ferma, fermete. Fermete lì dove stai. Morbo, sciagura. Sacrifici, teste, sangue, sabbia, what? Cioè, un attimo! Per ragionare, no? Che devo fare? Agli ordini, la teniamo in vita, ma c'è cioè, sta poraccia, questa stava a dire lì fra sé e sé, cioè, ma io ero qua che passeggiavo, mi stavo a fare i cazzi mia, la guardia qua fuori mi ha acchiappato così a caso. Cioè, io direi riluttanza, ragazzi. La teniamo in vita. Mio re, non sarebbe più saggio tenerla in vita? È una spia nemica. Può svelare i piani dei Gutei. No. Ogni singola goccia di sangue ci avvicina alla salvezza. Lei deve morire. Ma verso il tuo, no? Oddio, che devo fare? Ah, ok, il quick time event. Ok, no, no. Ma perché compare un'icona prima del tasto? Mi confonde! Mi dispiace. Mi dispiace. Boom. Oh shit. Oh shit. Minchia. Che mira, signori, che mira. Chi se lo sarebbe mai aspettato dalla sottoscritta? Tzu! A una così grande distanza, tra l'altro. Poraccia. Minchia, come uno spiedino. È diventata un arrosticino. Piano. C'era proprio bisogno.
Ah sì, perché voi le collezionate, vero? Mi sembra di aver capito di sì. Fate collezione. Grazie per questo meraviglioso spettacolo. Adesso andrò a dormire tranquilla, assolutamente. Pure lui è un genio, è rimasto vicino alle sbarre. Shit, piano, piano, non si gioca con la roba affilata. Non ve l'hanno mai detto? Ok, a posto, fatto, libero. Sono libero, sono libero. Dannazione, chiedeva di entrare in un'altra cella, ci rimaneva chiusa a vita. Morendo di fame e di stenti perché nessuno l'avrebbe mai più trovato. Vabbè, però. Ok. Piena colica renale. Ok, signori, l'ora di morire è arrivata, ragazzi. Andate. C'è sempre un'eclissi di mezzo. Ma perché c'è sempre un'eclissi di mezzo? Diventerai cieco. Carneficina praticamente, già ce l'aspettavamo. Cosa diavolo sono? Cosa diavolo era? Dei, datemi la forza. Sì. Certo. Oh shit. Pure qua dentro c'è stata una carneficina. Che è successo? Nel frattempo. Oh mio Dio! Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di farlo! Finalmente qualcuno l'ha fatto fuori! Lo stavano aspettando tutti. Tipo da secoli. Cazzo è? Ok, creature soprannaturali, va benissimo. Wendigo, sei tu per caso? Qualche reminiscenza da Until Dawn, così a caso? Oh, ciao zio, tu ti ricordi? Volevi uccidermi qualche ora fa? Direi di renderti il favore. Ouch! Allora, sentite ragazzi, o vi picchiate o vi alleate, decidetevi un po', perché là fuori c'è qualcosa che io penso che ugualmente vi ammazzerebbe. Ad entrambi, cioè senza distinzioni, questo intendevo, capito? E infatti, vedi. Che sta accadendo? Che avete fatto a Cadici per scatenare tale potere? Siamo maledetti. Questo l'avevamo Il capito. nostro re ci ha condannati. Credevamo voi, demoni. Ci sbagliavamo. Ecco. Il re ha vuotato il tempio a Nippur e ha eretto questo per chiedere perdono. Ma gli dèi non ascoltano. No, 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 gli dei se ne E in questo fottono. momento anche lui tace. È morto. Te credo che tace.
Neppure la morte di mia figlia mi ha aperto gli occhi. Ho seguito un folle fin nell'abisso. Oh, è piano. La rovina non ci investa. La rovina già vi ha investito, cari, a quanto pare. È il vostro tempio. Che cosa facciamo? C'è una via d'uscita nelle catacombe. Perché dovrei fidarmi di te? E ormai... Accadico. Cioè, siete rimasti solo voi due, probabilmente, in tutta la città. Inseguiti da non si capisce che cosa. Direi di fidarti. Quindi se la so presa con chi non se lo meritava, fondamentalmente. Sembra, insomma, la storia dell'uomo che si ripete, in pratica. Nessuna grande novità. Che comunque tutta un'immensa cutscene, ragazzi. Aiutami. E la intro, perché comunque il curatore non l'abbiamo ancora incontrato. Tra l'altro, sapete, con tutta la... come si dice? Con tutta la sigla e tutto il resto. Non l'abbiamo ancora vista, effettivamente. Ehi là! C'è nessuno! Ragazzi! Seguimi. C'è un'uscita in questa tomba. Follow me. Tomba? Sì. Per i costruttori alla fine. Vieni. Oh shit. Quella cosa è già qua dentro. Ah! Ottimo. Oddio. Non respirare. Non respirare. O premi in accordo al battito. Ok, può cambiare con Y. Qual è Y? Quello di sopra, ok. No, è meglio controllare prima che faccia stupidi errori e già mi muoia qualcuno. Sapete com'è? Potrebbe essere tipico della sottoscritta. Ok. Ci vuole calma e sangue freddo e shhh. Ancora. Dovete trattenere il respiro, signori, perché probabilmente vi sente respirare. Può fiutare la vostra paura. Non cacatevi sotto, per favore, perché potrebbe sentire il tanfo. E seguire quello. Ok? Solo un topo. Non era di certo un topo, tesoro. Te lo assicuro. Tutta questa morte. Per nulla. No, sta gente... Vano. No, no. Sta gente sarà morta per qualche motivo, no? Esaminiamo un po', vediamo. Oh, shit! Che schifo! Che schifo! Te pareva? Soliti insetti orridi. Ok, perlustra e trova l'uscita segreta. Benissimo, di sicuro. Usa R per orientare visuale e fonti di luce. Perfetto, di sicuro a questo punto delle cose qualcuno di voi già starà per scrivere. Joke! Esplora bene! Ti sei persa sta cosa, non ci hai fatto caso. Una cosa che sbrilluccicava. Ci siamo maledetti. Che sì, l'abbiamo capito che vi siete maledetti. Ok, allora questa è la stessa storia che si ripete. Per loro, la gloria. Per avidità. Per loro, esatto. Solite storielle, insomma. Non è che ci siano grandi novità a riguardo. Oh, questi sono tipo i come si chiamano? I totem. Solo che qua giustamente abbiamo lastre di terracotta. Cos'è questo materiale? Non lo so. Comunque, intanto finiamo di esplorare la sala perché non si sa mai. Tra l'altro non ho un'idea di quando e come il gioco salvi la partita, ma probabilmente lo scopriremo presto. Forse è già uscita la scritta e io non me ne sono accorta. Beh, cosa molto probabile anche questa. Comunque, sembrerebbe non esserci più niente, per cui io procederei. Vieni, aiutami qui. Sì, secondo amico, arrivo. Una bella spinterella, forza. Forza, spingi. Ops, scusa amico. Che può succedere? Anche a me la tensione mette un po' d'aria nella pancia, secondo me. Oh, cos'è sta roba? Incoraggiante. Ma prima tu. Qui è sicuro. Prima tu. Certo.
Certo. Cos'è l'oggetto che hai al collo? Cazzo, la storia di Gutium. Voi a Cadice avete lottato per distruggere il nostro popolo. Ma ricorda bene, la nostra storia è appena iniziata. Come possiamo uscire vivi da qui? Sti cazzi. Aiutiamoci a vicenda, no? Il nemico del mio nemico è mio amico. Esatto. Aiutiamoci. E solo così possiamo sopravvivere. Dobbiamo seppellire un attimo l'ascia di guerra. Speranza. Esatto. Oh, questo è l'atteggiamento più giusto. Forza. Andiamo avanti insieme. Andiamo avanti insieme. Cos'è stato? Senza paura. Quanti ingressi ha questa tomba? Non lo so. Forse pure troppi. Siamo soli qui. Non siamo soli? Oddio, non me lo dite per favore. Non me fate prendere coccoloni, eh. Perché io fino a mo' sono stata tanto tranquilla, tanto serena. Non me fate pe- perché ammazza, c'è una biscia là sotto. Che schifo. Vabbè, mi dissocio da quello che ho detto, ma fa niente. Io sono stata tanto serena fino ad ora e sono ancora, cioè, di umore gaio. Per cui non me fate spaventare così a caso, per favore. Usciamo. Allora, io ho esplorato, non c'era una ceppa. Scusate. Sogno o son destra? Sto avendo le allucinazioni? Via. Cosa cazzo è quel... Cosa cazzo è? Oddio, corri, corri per l'amore di Dio! Oh, cazzarola. Peggio resiliente quando spegne tutte le luci con il movimento di una mano. Lo so. Accadico! L'avete aperta adesso la porta? Perché non si apre? Non c'è scampo. Come non c'è scampo? Restare uniti è l'unica speranza. No. Se fuggiamo entrambi, moriremo in due. Pronto a combattere? Ma voi siete matti. No, 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 non tradisco. No, no, no. Abbiamo detto una cosa e resto sul combattere insieme, uniti. Uniti abbiamo più possibilità, anche se non ho la minima idea di cosa sia. Oh, shit. Siamo nella merda. Siamo nella merda. Ma almeno starà servendo a qualcosa. Staranno servendo a qualcosa sti colpi. Vattene bestia immonda. Ritorna nell'oscurità da cui provieni. Oddio, no. O se lo magna. Un sol boccone. Ah! L'ha preso, oddio. Scusa, amico, scusa. Ma perché? Ok, intanto che tu ti nutri di lui. Ecco, che cazzo, regà.
tua sopravvivenza dipenderà dalle tue scelte. Salve, signore! La volontà è una bussola che guida nei recessi dell'ignoto. Troverai la via per la salvezza. Speriamo! O ti perderai nelle tenebre per sempre. No. Aspetta, da. Non voglio mentire. Il futuro riserva decisioni difficili. Decisioni che influiranno sulle vite altrui. Certo. Gli esiti di queste scelte saranno chiari col tempo. Ok, tutto a suo tempo, chiaramente. Probabilmente vorresti sapere chi sono, dove ti trovi. Ma noi già ci conosciamo. Già ci conosciamo, signore. Io sono il curatore, il custode dei racconti. Il mio compito è tenere traccia di tutto ciò che accade, delle scelte fatte e degli errori commessi. Questo è il mio personale archivio. Ma già lo conosciamo, già. La bocca di storie mai raccontate. Storie su amici e nemici, lealtà e tradimenti, vita e morte. Devi capire che non sono qui per aiutarti. Tuttavia, non disdegno le eccezioni alla regola ogni tanto. Scendere da soli nell'abisso è un atto di estremo coraggio. O estrema follia. O entrambe. Ma alcuni animi nascondono sorprese. Mi permetto di dare un breve consiglio. Nel corso della storia appariranno particolari immagini. Immagini che alludono a un possibile esito. Ok. È fondamentale comprendere il loro significato. Potrebbero evocare un futuro da evitare. Ma ahimè, le sabbie del tempo si sono esaurite. Ti aspetterò per celebrare i successi o i fallimenti. Sempre simpaticissimo il nostro curatore. Lo adoro, lo adoro. Comunque, ok, diciamo giorni nostri, anche se ormai, raga, 2003 sono quasi 20 anni fa, quindi non è uno scherzetto, insomma. Quindi siamo in Iraq, signori. Primo tenente, forze di ricognizione, USMC, fiducia e tolleranza. Signore, viaggiato bene? Eric King, tenente colonnello USAF, razionalità e insicurezza, non lo direi. Non del tutto. Benvenuto a Camp Slayer. È in anticipo. Chiedo scusa per l'anticipo. Chiedo scusa per l'anticipo, tenente. Così a caso. Ma il tempo stringe. Certo, colonnello. È un piacere averla a bordo. I tecnici attendono il suo briefing, non appena il comandante dà il via libera. Possiamo iniziare? Bene. Leggi questo. Non lo sapevi? C'è un nuovo re in città. A quanto pare. Tu sei? In che senso? Attenta a quella valigetta, testa di cazzo. No, vabbè, lei è la mia assistente, da. La mia assistente, Clarice Stokes. Dottoressa Clarice Stokes. Ah, scusa. Kolchak. Primo tenente Kolchak. Bene. La sala riunioni? Andiamo. Ok. Uè. Che fate? Che c'è, Marin? Troppo stanco. Rachel, autorità causticità. Rachel. Nick, sergente forze di ricognizione, giustificazione e romanticismo. Potrebbe essere la nostra ultima volta. Oh. Dopo la sparatoria al checkpoint, ero distrutto. Nelle ultime settimane tu mi hai dato forza. Non so dove sarei senza di te. Vabbè, ma lei vuole altro adesso, mi sembra di aver capito, insomma. Troppe chiacchiere e basta. Ecco fatto. Rachel King. Il colonnello King è arrivato. Va alla sala riunioni. Arrivo subito. Merda, è lui. In anticipo. Chi? Tuo marito?
Ah. Non sarebbe ora di dirgli la verità? Rivestiti, sistemati. Ehi, Rachel. Hai intenzione di parlargli di noi? Tu ed Eric siete stati lontani un anno. Qualunque cosa fosse ormai è finita, lo sai. Bene, ottimo, fantastico. Non so perché qua mi esce la scritta che dice: hai scelto sempre con il cuore dove possibile. Adesso non so se, ragazzi, farà riferimento a le scelte fatte su Little Hope, se in qualche modo ricollega ai salvataggi, non lo so. Però guarda caso a me, alla sottoscritta, dice: hai scelto sempre con il cuore dove possibile. Chissà perché non mi stupisce. Comunque, per rispondere alla sua domanda, direi di non fare i riluttanti, ragazzi. Troverò un modo per dirglielo. È solo che non è il momento giusto. Tutte scuse, non c'è un momento giusto. Presto, Nick. Credimi. Presto. Beh. Ci vediamo al briefing. Merda. Ah, così me lo stoppano. Ah, ok. Non so perché ci ha messo in mezzo sto caricamento così a caso, però vabbè. Ok, diciamo di sì. Chiedo scusa per il rumore e il disordine. Stiamo ancora preparando la base. È incredibile. Solo qualche settimana fa Saddam se la spassava qui, ingozzandosi di caramelle mentre qualche poveraccio gli faceva la pedicure. Bella immagine. Se solo vedesse com'è ridotto questo posto. È ironico. Abbiamo la CIA, abbiamo l'esercito, quindi i marine, lui la è il marito. Non manca proprio nessuno. Posta di una sala Tutti riunioni. Fare la storia. Direi Benedetto di andare. America. Ti vedo, vecchietto. Continua a darci dentro. Unisciti a me. Oh, hai ancora da imparare. Dopo, abbiamo ospiti. Non ce lo presentano. La fanciulla vuole rifarsi gli occhi mentre mi gonfio. Vuoi guardarmi da vicino? Perdon? Ti vedo benissimo da qui, grazie. Ignora il caporale Merwin, è un pochino, diciamo, rozzo. Ogni unità ha il suo buffone di corte. Vabbè, i buffoni sono dappertutto. Kay? Salve, eccolo qua. Il tenente colonnello King, lo accompagno alla sala riunioni. Sì, vado a prepararmi. Ci vediamo dopo, Marine. Qual è il suo problema? Nick è cambiato ultimamente. C'è stata una sparatoria qualche settimana fa, con una vittima civile. Nick ne ha sofferto. Può combattere? È un soldato, signore. Può farlo. Per forza di cose è alquanto nervosetto, ovviamente. Ehi, Joy, ti hanno messo dietro una scrivania. Vuoi che ci parli io? Non mi lamento. Dietro una scrivania ci si beccano meno pallottole. Questo è il famoso tizio del satellite? Sono Eric King. Non capisco perché dovremmo essere maleducati. Vabbè che nell'esercito, ragazzi, figuratevi, però. Vabbè, sono Eric King. Il tizio del satellite. Eric King. Tenente colonnello Eric King. Per cui mettiti al tuo posto, tesoro. Dai pieno accesso al colonnello. Signore. Io te lo dico, quando la grande stronza lo verrà a sapere, andrà fuori di testa. Ma è mia moglie, scusa. What? Si dà il caso che sia mia moglie. Non lo sapevo, mi scusi. Ah, ecco. Complimenti, genio. Per questo, vabbè, se non lo sapeva. Andiamo bene. Bel disastro. Signore,
Sono desolato. Rachel non ha detto del matrimonio. Lavoriamo lontani da un anno. Quindi ora è la grande stronza? Vedo che ha fatto carriera. A mia discolpa, usiamo il termine in senso un po' affettuoso. Ah beh, sì, inutile cercare giustificazioni, dai, ormai l'hai detto, basta, hai fatto la figura di merda, basta. Bene, okay. Ti aiuto a sistemarti. Spero che la connessione regga. Lascio a te la parte tecnica. Allora ragazzi, io sinceramente vi ripeto, non riesco a notare se esce un simbolo di salvataggio oppure no. Però non vorrei fare durare gli episodi fin troppo, 40-45 minuti al massimo. Per cui, non so, allora fatemi fare una prova. Però di regola dovrebbe farmi ripartire da lì, ragazzi. Si dà il caso che sia mia moglie. Ok, ci fa ripartire da qua, ragazzi. Va bene, dai, riprenderemo. Tanto comunque è poco filmato indietro. Per cui direi che oggi, ragazzi, ci fermiamo qui. Io non so dirvi con quale cadenza usciranno gli episodi. Ovviamente non passeranno troppi giorni fra un episodio e l'altro. Però appunto vi ricordo, ragazzi, che il raggiungimento dei like che vi richiedo a inizio video è comunque fondamentale affinché appunto ci sia l'episodio successivo. Per cui vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Io ringrazio veramente di cuore tutti per la visione. Vi mando un saluto, un bacione. E guattai a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao!